Sanremesi. Sanremesi e non solo, perché c'è gente che viene da tutte le parti d'Italia, sì, addirittura da Milano. Pensate che c'è qualcuno che viene da Varese. Incredibile, eh? No, benvenuti a questo pomeriggio musicale dedicato a questi due grandi compositori, oltre a qualche altro che troviamo nel percorso, che sono George Gershwin e Antonio Carlos Jobim. Vi siete forse chiesti come mai noi andiamo a celebrare un pomeriggio musicale dedicato a questi due, che sono molto distanti tra di loro, sono molto distanti anche fisicamente, perché uno è americano, uno è brasiliano, uno è nel periodo storico del 25-30 e quell'altro dal 50 al 90. E poi fanno anche una musica molto diversa, perché uno fa jazz e l'altro fa latinoamericano. Il motivo che li unisce è molto semplice: entrambi hanno inserito nel loro genere musicale molti spunti di musica classica, nobilitando e migliorando sia il jazz che la bossa nova. Soprattutto Gershwin era un amante sfrenato della musica classica, al punto tale che con il fratello andò a soggiornare a Parigi per molto tempo nel tentativo di conoscere e di prendere lezioni da dei grandi musicisti che in quel periodo erano a Parigi. Per esempio, lui era innamorato di Maurice Ravel e cercò appunto di farsi ricevere da lui per ricevere delle lezioni di pianoforte, per poter diventare anche lui un pianista classico. Ravel, quando lo incontrò, gli disse: ma perché vuoi diventare un mediocre Ravel quando sei già un grande Gershwin? E questo successe anche quando era molto giovane al nostro pianista, il quale, innamorato di Benedetto Michelangeli, andò a trovarlo un giorno dopo un concerto, ma il grande maestro gli disse: ma perché vuoi diventare un mediocre Michelangeli quando sei un grande Lanizzari? Questo pistolotto mi serve solo per presentarvi questo grande musicista che abbiamo portato da Mariano Comense, che è Bruno Lanizzari. Al basso e contrabbasso, invece, sempre da Mariano Comense, un suo amico dell'oratorio, che lo segue da 75. Lo segue da una quarantina d'anni. Mario Preda! Alla batteria, un sanremese doc, che pochi conoscono. Penso che qui lo conosca il 95%. Flavio Gioia! E qualcuno conosce anche me, io sono Claudio Borgoni. Allora, la prova che George Gershwin era un amante della musica classica ce l'avete in questo brano. Un brano che io ritengo il più bel brano che lui ha composto. Someone Watch Over Me. Say that love was blind. Still we're often told seeking yet is mine. So I'm going to seek a certain light I had in mind. Looking everywhere I haven't found yet. There must be the fair I cannot forget. I only ever think of this regret. I'd like to add her ammunition to my morning breath. Tell me where we shepherd for this lost land. There is somebody I'm longing to see. I hope that she turn on to be someone who watch over me.
I'm a little man lost in the wood. I only could always be good to others. To tear her peace to pull down some speed, follow my lips, oh how I need someone to watch over me. Facciamo ascoltare ora un altro brano dei Gershwin, fatto a bossa, quindi fatto un po' andando verso il Jobim. Ma per eseguirlo ho bisogno di un aiuto, ed è il momento di presentarvi un'altra saronnese doc, Claudia Borroni! It's wonderful. You should care for me. It's something nice. It's paradise. It's what I love to see. You should care for me. You should care.